Fino all'ultimo momento, quella folla enorme non seppe se Marley sarebbe arrivato o meno. Eppure, il supremo re del reggae arrivò e non deluse il suo popolo. Bob Marley è dalla parte del soul. Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Marley era diventato un rasta di lusso. Viveva come un salutista. Si svegliava presto la mattina, beveva succhi energetici, faceva ginnastica e giocava a calcio. Era fissato. Intanto il mondo si domandava chi diavolo fosse Bob Marley e soprattutto chi fossero i Rasta. L'isola ai tempi era scossa dalle continue faide delle due opposte fazioni politiche. Il partito al potere era il PNP, guidato dal democratico socialista Michael Manley, e all'opposizione c'era Edward Seeger, un ex discografico, ora alla guida del GLP, il partito laburista e ultraconservatore giamaicano. La sua posizione non era chiara e così il governo in carica iniziò a fargli delle pressioni, dipingendolo come un capitalista rasta alla moda in uno stato democratico. Ci fu una vera e propria campagna contro di lui. Era infamante. L'unico modo per venirne fuori fu accettare la proposta di suonare il 5 dicembre ad un concerto gratuito per la sua gente, per mostrare a tutti che non aveva dimenticato le sue origini e la sua gente. Il concerto si sarebbe tenuto all'aperto e sarebbe stato organizzato dal Ministero della Cultura. Smile Jamaica. Gli assicurarono che la politica sarebbe stata fuori dall'evento. I Rasta erano contrari. Vedevano la cosa come una strumentalizzazione. Per loro era una trappola in cui Marley era caduto. Di fatto Marley stava suonando per il Partito Democratico e non per la sua gente. Quel concerto significava voti, una valanga di voti a discapito dei laburisti. La situazione era talmente tesa che la casa di Hope Road venne piantonata dai vigilantes dei democratici. Erano lì con i fucili automatici fuori dall'abitazione di Marley, impedendo a chiunque non fosse autorizzato di entrare o uscire. Due giorni prima del concerto successe qualcosa di strano. Erano da poco passate le 21. Il sole stava tramontando e il torpore tropicale a cui la casa si stava abbandonando dopo le prove venne turbato da un rumore. Un colpo di pistola. Marley aveva appena addentato un pompelmo che per lo spavento gli cadde dalla bocca. Iniziarono a piovere pallottole. Il suo manager, che era davanti a lui, cadde a terra, colpito alle gambe e alla spina dorsale. Senza saperlo, aveva fatto da scudo al suo artista. L'ultimo colpo del caricatore, però, riuscì a farsi breccia e trapassò il petto di Marley al di sotto del cuore, conficcandosi nel braccio. Nell'altra stanza, sua moglie Rita era stata colpita alla testa. Arrivò la polizia a mettere in fuga gli attentatori. Scapparono convinti di aver ucciso tutti i presenti nella casa. Miracolosamente non morì nessuno. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand.
By the end of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Quello che doveva essere un tragico appuntamento con la morte e che avrebbe sconvolto il mondo, venne scampato. Medicarono Marley e lo portarono in un posto sicuro. I Rasta più anziani iniziarono a consultarsi in merito all'attentato e sul da farsi. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Da lì a qualche ora si sarebbe dovuto tenere il concerto. Erano previste 80.000 persone, 80.000 giamaicani che non potevano essere delusi. Fino all'ultimo momento, quella folla enorme non seppe se Marley sarebbe arrivato o meno. Eppure, il supremo re del reggae arrivò e non deluse il suo popolo. Salì sul palco e si tolse la camicia per far vedere la ferita. Ci fu un boato. Bob era una furia. Cantò come se non ci fosse un domani e l'ultima cosa che il pubblico gli vide fare fu mimare un pistolero intento nel girare le armi, seguito da una risata. Poi sparì e fece perdere le sue tracce per mesi. Michael Manley, 11 giorni dopo il concerto, vinse le elezioni politiche. Solo molto dopo si seppe che Bob era a Londra. Aveva scelto di ritirarsi in Europa, dove scrivere nuovo materiale e fare esperienze. Fece il ritorno nell'isola il 26 febbraio del 1978, 20 giorni dopo il suo 33esimo compleanno. Ad attenderlo all'aeroporto c'erano 2.000 persone che sfondarono le barriere della polizia e invasero la pista per salutarlo. Marley era tornato per un motivo specifico, un altro concerto. Portavoce dei vigilantes dei due partiti politici erano volati fino a Londra per chiedergli di tornare a partecipare al One Love Peace Concert che si sarebbe tenuto il 22 aprile.
Il concerto aveva due scopi: finanziare l'organizzazione di alloggi e servizi sanitari per la gente di West Kingston, salvare il paese dalla guerra civile e dal golpe. L'economia giamaicana riversava in condizioni pietose e la disoccupazione era salita al 35%. Cosa ancora più grave, le casse dello Stato erano praticamente vuote, quindi ogni banconota giamaicana equivaleva ad un assegno scoperto emesso dal tesoro. Non si trovava più niente, era tutto in mano al mercato nero, dalle sigarette alle corde per la chitarra. Ci voleva una tregua, ci voleva un messaggio di speranza, il One Love, appunto. I prezzi dei biglietti vennero tenuti bassi. Appena $2 per la sezione Togetherness, 5 per la Love, 8 per la Peace, esattamente sotto il palco. Si registrò il tutto esaurito in pochissimo tempo. How many times I told you la tensione nelle strade era altissima. 5 giorni prima i poliziotti avevano ucciso 3 manifestanti di un corteo pacifico che manifestava contro le spaventose condizioni igieniche di West Kingston. Prima di Marley e degli Wailers si esibì Peter Tosh, ex compagno di Marley, che approfittò dell'occasione per rinfacciare ai due politici le false promesse di legalizzare la ganja, l'erba della saggezza, fatte in campagna elettorale e mai mantenute. Non voglio pace, voglio uguaglianza. Non sono un politicante, ma ne soffro ugualmente, disse Tosh prima di suonare. Marley e Siga, i due leader, digrignarono i denti, ma restarono in silenzio, senza rispondere alle accuse. Poi arrivò il turno di Bob. Salendo sul palco, indicò la luna e disse: il leone di Giuda spezzerà ogni catena e ci donerà la vittoria ora e per sempre. Quindi partì la sua jamming, nel quale sembrò un vero e proprio predicatore. Uniti, solo uniti potremmo uscire da questa situazione. Dobbiamo essere uniti per venirne fuori e dobbiamo dare l'esempio. Se il signor Manley e il signor Siga salissero qui sul palco e si stringessero le mani, potremmo finalmente sperare, potremmo finalmente capire che tutto questo sta per finire. La gente era incredula. Non sapeva cosa pensare quando vide i due politici sorridersi l'uno di fronte all'altro. Marley era lì in mezzo a loro, prese le loro mani e le alzò al cielo di Kingston. Uniti! Il pubblico esplose. Forse la Giamaica
sarebbe stato un posto migliore dove vivere adesso. Latitudine Soul oggi finisce qui, ci ritroviamo domani alle 18.30 sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, tutte le nostre storie raccontate da Luca Word e scritte da Luca Sapio. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, e quello che vi suoniamo adesso è la nostra versione di un brano molto funk di Dyke and the Blazers, Let a Woman Be a Woman and Let a Man Be a Man. Stay.